Questa si può dire che è una sorpresa. Lancio con il sacchettino, mais, recupero e sento roba attaccata. Meraviglioso, no? Il bello del carp fishing. Ma poi guardate che pesce. Cioè, mo.
Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi affrontiamo una sessione differente rispetto alle altre volte. Infatti ci troviamo in un lago, in una cava di dimensioni abbastanza ragguardevoli e dove, pescando come oggi al lancio, non ci sono particolari punti di riferimento. E è un lago che non conosciamo perché è la seconda volta che ci veniamo, la prima è stato più che altro un sopralluogo e abbiamo pescato sì, ma senza neanche troppo impegno e senza punti di riferimento. Adesso siamo tornati e abbiamo un po' più di ore a disposizione, abbiamo calato le canne, stiamo pescando da circa un paio d'ore e adesso vediamo un po' come si sviluppa la mattinata e speriamo di ottenere qualche risultato. Le informazioni che abbiamo in merito a questo lago non sono molte e ci hanno detto che c'era una forte presenza di pesce gatto, ma per adesso non sembra che dia fastidio. Però purtroppo ci sono diverse tartarughe e ancora non si sono fermate, sono sempre in attività nonostante le temperature e infatti ho già dovuto tirar su un paio di volte una canna perché nonostante che stia pescando con le granaglie un po' danno fastidio. E però su quattro canne per ora solo una sta avendo questo problema, quindi speriamo che sulle altre tre non ci vadano. Per il resto stiamo pescando a varie distanze, ovviamente sempre al lancio e sotto il canneto verso centro lago e un po' più sotto riva, insomma varie distanze per vedere di riuscire a intercettare pesci di passaggio e più che altro stiamo provando varie tecniche tra virgolette, nel senso che peschiamo con inneschi diversi, esche diverse e con pasturazioni diverse, quindi su alcune stiamo pescando e pasturando con le palline, su altre invece con le granaglie, insomma vediamo un po' cosa succede. E non sembra esserci una forte presenza di pesce, anche se si vedono alcuni salti e sembrano anche pesci di taglia, però non c'è un movimento frenetico o comunque frequente, quindi adesso aspettiamo e vediamo un po' cosa succede. Subito appena arrivati e lanciata la prima canna abbiamo avuto subito la prima cattura, anche se non era assolutamente il pesce che stavamo cercando, perché infatti abbiamo portato a guadino un black che probabilmente, ingannato dal movimento del terminale che si adagiava sul fondo, ha morso l'esca e l'abbiamo portato a guadino, tra l'altro anche un bellissimo pesce. E adesso vediamo un po', c'è la canna di sinistra che sta avendo un po' di problemi, nel senso che sta continuando a suonare e ogni tanto fa queste specie di mezze partenze, probabilmente a giudicare dall'innesco sembrerebbe una tartaruga che rimane in quelle zone lì e non si sposta. Comunque adesso vediamo un po', speriamo di soddisfare la nostra fame di catture e vediamo un po' cosa succede.
Seconda partenza della sessione, purtroppo un gatto, come ci aspettavamo da una parte, da quello che ci avevano detto, però la cosa buona è che perlomeno la mia strategia sembra funzionare, ovvero il gatto è partito sull'unica pallina che avevo innescato, una pop-up piccola, e anche se avevo fatto un sacchettino con solo granaglia, ma in un certo senso me lo aspettavo che se doveva partire un gatto sarebbe partito su quello. Infatti così è stato, meglio da una parte perché significa che, dato che le altre canne non hanno suonato, probabilmente questi pesci gatto non sono attratti da questo tipo di esche, quindi per ora bene così, e speriamo a questo punto di avere tutte le altre canne in pesca e di riuscire a tirar fuori anche una carpa. Allora, siamo arrivati alla fine di questa breve sessione e purtroppo non è andata come speravamo, ma è andata come ci aspettavamo e purtroppo quando appunto si ha a che fare con questi posti c'è da aspettarselo, e abbiamo comunque avuto una partenza, anche se non era il pesce per il quale siamo venuti, e comunque si sa, stare anche mezza giornata in posti come questo comunque è sempre piacevole. Quindi adesso abbiamo anche un po' di informazioni in più e siamo pronti per la prossima avventura, per la prossima sessione, e sicuramente una delle prossime, se non proprio la prossima, sarà di nuovo qua. Faremo una sessione un po' più lunga per vedere di riuscire a trovare il modo di catturare qualche carpa, e magari venendo un po' più attrezzati in modo tale da poter andare anche a calare in zone dove diciamo non è, cioè per ora non abbiamo potuto raggiungere. Mi ero distratto perché stanno venendo su delle bolle dal fondo, quindi probabilmente o è il fondale o c'è una o più carpe che stanno grufolando proprio qua sotto. Sarebbe una bella beffa. E niente, adesso smontiamo e ci vediamo alla prossima. Un saluto.